lasciate andare la respirazione in maniera regolare. Quindi nell'inspirazione aprite per dare spazio alla fluidità e soprattutto all'aria, e nell'espirazione sciogliete, scaricate le tensioni. Cominciamo quindi da questo movimento. Questo movimento di propriocezione e di percezione. Ancora due respiri profondi in questa posizione. Cercate di fare dei profondi respiri ed espirando, lasciare andare l'aria completamente. Ultimo respiro profondo e nell'espirazione scaricate, sciogliete le braccia, sollevatele, aprite bene, incrociate di nuovo le falangi, retraete le scapole ed allungate bene, allungate, allungate, allungate e poi sciogliendo portate le mani indietro. E portate le braccia leggermente in avanti, cercando nell'espirazione di portare la testa verso il tappetino. E poi, inspirando, risalire consapevolmente. Sciogliere le tensioni, appoggiare i polpastrelli al tappetino ed aprire bene il nostro petto, inclinando leggermente la testa indietro. Ed espirando, sciogliendo. Scaricate le tensioni, sollevando le braccia e portando le mani alla testa e cercando di spingere con la testa verso il palmo delle mani, fare proprio pressione, immaginando proprio che sia un cuscino il nostro palmo delle mani. Spingete bene, portate piano piano i gomiti in avanti, spingendo sempre di più e dando modo di sbloccare il collo e soprattutto allungare leggermente le vertebre cervicali e poi portare dolcemente la testa verso il basso, il mento verso la gola, espirando. Poi sciogliete la posizione e ci portiamo piano piano in quadrupedia con sei punti di contatto, i palmi delle mani, le ginocchia, la punta dei piedi ed inspirando, inarchiamo la schiena, appoggiamo eventualmente i polpastrelli retraendo le scapole ed espirando, curviamo la schiena, mento alla gola, sguardo verso l'ombelico per poi inspirare ancora nella nuca ed espirando nel gatto che si stira per l'ultima volta, inspirando ancora una volta. Allungo in arco la schiena, lo sguardo che va verso l'alto ed espirando, scarico le tensioni, mento alla gola, fronte verso l'ombelico. Poi puntando i piedi, piano piano dolcemente andiamo nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso, divaricando bene le gambe, allunghiamo le braccia, appoggiamo bene le mani e cerchiamo di oscillare a destra e a sinistra e sciogliamo anche le gambe piegandole e cerchiamo di quindi compiere un movimento molto simile a quello di un cane che scodinzola. Cerchiamo di sciogliere le tensioni del nostro corpo. E da qui, quando ci sentiamo pronti, con un atto di volontà, ci riassestiamo. E solleviamo la gamba destra, aprendoci bene con la gamba. E portiamo la gamba destra tra le mani. E solleviamo piano piano il nostro corpo. Inspirando, manteniamo il ginocchio sinistro sollevato. Solleviamo le braccia. Apriamoci bene nella posizione modificata del guerriero. Quindi con le braccia aperte e lo sguardo verso destra. E poi di nuovo, sollevando le braccia, riappoggiamo
di polpastrelle al tappetino e portiamo il piede sinistro tra le mani. Appoggiamo di nuovo i polpastrelli in Ardha Uttanasana. Espirando in Uttanasana, mentola, gola, fronte verso le ginocchia. E poi piano piano, inspirando vertebra dopo vertebra, risaliamo, ritraendo le scapole, sollevando le braccia, inarcando la schiena e con un atto di volontà, ancora una volta, sciogliamo, appoggiamo le mani al tappetino, questa volta il piede destro che va indietro, il ginocchio sinistro è piegato, solleviamo le braccia di nuovo e questa volta ci apriamo dall'altra parte, con le braccia, lo sguardo che va verso la mano sinistra. Manteniamo la posizione, una posizione modificata del guerriero, per poi con un atto di volontà ancora scendere giù con le mani, questa volta il piede sinistro indietro, nella posizione della panca, e poi petto, mento, ginocchia toccano il tappetino, appoggio il collo dei piedi e fluisco in Bhujangasana, nella posizione del cobra, apro bene. Cerco eventualmente di muovere il bacino a destra e a sinistra, e di sciogliere la testa e le spalle, per poi con un atto di volontà di nuovo puntare i piedi ed andare nel cane con la faccia rivolta verso il basso, due respiri profondi. Apriamo bene il nostro corpo, apriamo bene le braccia, manteniamo la posizione, ancora per due respiri profondi. Un respiro profondo. E con un atto di volontà, sollevando la gamba destra, apriamo e portiamo il piede destro in avanti tra le mani, il piede sinistro in avanti tra le mani. Da questa posizione, quando ci sentiamo pronti, afferriamo con tre dita gli alluci dei piedi. In Padangusthasana, inspiro lo sguardo che va in avanti ed espirando, divarico i gomiti e scendo giù piano piano piano, cercando di allargare bene i gomiti e di portare una buona distensione delle spalle, ancora una volta in maniera dinamica, inspiro, lo sguardo che va in avanti, retraggo le scapole, espiro, divarico i gomiti e scendo giù piano piano piano, mento la gola, fronte alle ginocchia. E piano, sciogliendo le mani, saliamo vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire nella posizione di Samasthiti. E da questa posizione, quando ci sentiamo pronti, inspirando, allunghiamo bene, di nuovo incrociamo le falangi. I palmi delle mani sono rivolte verso l'alto e puntando i piedi, allunghiamo il nostro corpo, cerchiamo di allungare bene e sentire l'allungamento in controposizione alle flessioni che abbiamo fatto nel saluto al sole. E poi dolcemente sciogliere la posizione. E con un piegamento laterale afferrare con la mano sinistra il polso destro e portarci in espirazione verso sinistra, con lo sguardo verso il soffitto, espirando. Per poi inspirare, allungare, di nuovo questa volta sul lato destro, afferrando il polso sinistro, ci portiamo verso destra, con lo sguardo verso il soffitto e ancora una volta nell'inspiro portiamo il nostro corpo flesso lateralmente verso sinistra e poi dolcemente sciogliendo andiamo verso destra aprendo bene il nostro corpo e piano piano sciogliamo la posizione, portiamo le mani incrociate indietro, ritraendo le scapole, inspiro, inarco la schiena, apro bene ed espirando, piegando le gambe, scendo giù piano piano, con il mento alla gola, la fronte alle ginocchia, allungando e portando le braccia verso l'inizio del tappetino, per poi sciogliere la posizione, appoggiare le mani al tappetino e da questa posizione divaricare le gambe,
portandoci in Utkatasana, la posizione della sedia, quindi piegando le gambe, sollevo le braccia, apro bene e sento il mio corpo che si apre nella posizione della sedia. Irrobustisco bene le gambe, inarco la schiena, cerco di mantenere lasche le braccia per non fare troppa tensione sui punti terminali, per poi espirare, appoggiare le mani al tappetino e portare il piede destro indietro in un'altra posizione, la posizione questa volta dell'equilibrio, e porto le mani in avanti, il piede destro a 45 gradi, il mento alla gola, la fronte alle ginocchia, per scaricare le tensioni del collo, e poi piano piano, staccando la gamba destra, apriamo il nostro fianco e ci portiamo in un'ipotetica T, mantenendo la mano sinistra appoggiata al tappetino, il braccio destro in alto, in Uttita Dachandrasana, la posizione della mezzaluna, e rimaniamo lì, nella posizione, cercando di puntare lo sguardo verso il soffitto, o se ci dà fastidio di mantenere lo sguardo sul tappetino, di mantenere la posizione, ancora per 3, per 2, per 1. Piano piano appoggiate la mano destra al tappetino e questa volta riallineate la gamba destra e portate il braccio sinistro in alto questa volta. Con lo sguardo che va verso il soffitto mantenete la posizione di torsione e respirate profondamente. Mantenetevi ancora per 3, 2 ed 1. Appoggiando di nuovo la mano al tappetino, portate anche il piede destro a terra, scaricando di nuovo le tensioni, sciogliete e portate questa volta il vostro corpo in alto, piano piano sollevando le braccia e con un atto di volontà. Questa volta ruotiamo di 180 gradi, facendo la stessa cosa sul lato opposto, quindi da qui i talloni sono in linea, il piede sinistro a 45 gradi. Con un atto di volontà scendiamo giù, appoggiamo di nuovo le mani al tappetino, il mento alla gola, la fronte al ginocchio destro, scarichiamo le tensioni. E di nuovo lo sguardo in avanti. E quando ci sentiamo pronti, apriamo questa volta la gamba sinistra, bene, e sollevando il braccio sinistro, manteniamo la posizione di Uttita Ardha Chandrasana. Lo sguardo che va in alto, il petto è aperto, la gamba sinistra è aperta. Andiamo a formare una piccola T, ancora per 2 respiri profondi. E piano piano portiamo la mano sinistra al tappetino, riallineiamo la gamba sinistra e solleviamo il braccio destro. Lo sguardo che si proietta verso il soffitto, gamba, braccio, tutto il corpo in Parivritta Dachandrasana, nella posizione della mezzaluna ruotata. Respirando sentiamo gli effetti della piccola torsione sugli organi interni e l'equilibrio, per poi sciogliere la mano, appoggiarla al tappetino, atterrare dolcemente con il piede sinistro, i talloni sono in linea, di nuovo il mento alla gola, la fronte al ginocchio destro, e fluendo con un'inspirazione, piano piano saliamo su, vertebra dopo vertebra, piano piano ritornando in posizione centrale, scaricando le tensioni, ritornando un attimo in concentrazione. Espirando, togliendo le tensioni, ci porteremo alla prossima posizione di equilibrio, Uttita Hasta Padangusthasana, con un equilibrio in avanti, un'apertura laterale. Quindi, riaprendo gli occhi, solleviamo le braccia e le portiamo parallele. Concentriamoci su un punto focale, si chiama Drishti nello yoga, e solleviamo la gamba destra, portiamo la mano sinistra sul fianco, possiamo afferrare
il ginocchio destro o altrimenti l'alluce sinistro. E con un atto di volontà staccare la gamba, allungarla, retrarre le scapole, fissare un punto e mantenere lì la posizione, sentendo che il nostro corpo è stabile, non perde l'equilibrio, non è troppo curvo. E con un'inspirazione profonda, quando ci sentiamo pronti, apriamo la gamba destra lateralmente, portando il braccio sinistro aperto verso sinistra, con lo sguardo che va chiaramente a sinistra. E manteniamo la posizione, respiriamo profondamente, ancora per 3, 2, 1, e la gamba ritorna in assetto, sciogliamo, puntiamo il piede, manteniamo l'equilibrio, retraiamo le scapole, ancora per 2, per 1, meraviglia, sciogliamo, appoggiamo il piede al tappetino. Inspirando profondamente, solleviamo le braccia e le portiamo in espirazione parallele, scaricando le tensioni e sollevando la gamba sinistra questa volta, mano destra sul fianco destro, mano sinistra che afferra la luce, retraiamo le scapole e manteniamo la posizione. Respiriamo profondamente, fissiamo un punto, rimaniamo lì. E quando ci sentiamo pronti, apriamo la nostra gamba sinistra, il nostro braccio destro si apre, lo sguardo che va verso il braccio destro. Siamo aperti in Uttanasana, Padangusthasana. Manteniamo la posizione. Respiriamo profondamente. Ancora per 2. Per 1. E piano piano, con un atto di volontà, portiamo la gamba sinistra in avanti, mani sui fianchi, puntando i piedi, manteniamo la posizione respirando. E sciogliamo piano piano, portiamo le gambe parallele e unite. Inspirando questa volta, ci portiamo all'inizio del tappetino, io sono al centro e andiamo in Natarajasana, la danza di Shiva, con un'apertura laterale posteriore. Apro le braccia, scendo con il braccio destro, sollevo il braccio sinistro, stacco la gamba destra, afferro il collo del piede destro, allungo bene e ruoto di 90 gradi, portando il mio corpo in avanti, con il braccio sinistro in avanti, il braccio destro che lavora sull'equilibrio e sulla contro resistenza della gamba destra. E piano piano, con un atto di volontà, sempre puntando lo sguardo a un punto, sciogliamo la gamba destra, sciogliamo, appoggiamo al tappetino e con un atto di volontà di nuovo solleviamo le braccia, inspirando, e ci apriamo questa volta verso sinistra, scendendo con il braccio e la mano sinistra, sollevando il braccio destro, staccando la gamba sinistra, afferrando il collo del piede sinistro e aprendoci, ruotiamo di 90 gradi e manteniamo la posizione. Sciogliamo, scendiamo, scendiamo. Natarajasana, la danza di Shiva. Il braccio destro è allungato in avanti, il braccio sinistro in contrapposizione alla resistenza della gamba sinistra, e manteniamo lo sguardo ancora nel punto per 3, 2, 1, e piano piano, vertebra dopo vertebra, sciogliamo la posizione, appoggiamo la gamba sinistra al tappetino, sciogliamo le braccia, scarichiamo le tensioni, inspiriamo profondamente e andiamo nelle posizioni del triangolo, quindi aprendoci lungo il tappetino. Cominciamo con le prime posizioni di Trikonasana. Intanto portiamo le mani sui fianchi. Inspiriamo profondamente, apriamo il petto e portiamo di nuovo le braccia parallele. Andiamo sul lato destro, quindi giriamo il piede destro.
talloni su in linea, apriamo bene il nostro fianco e scendiamo giù con la mano destra, portando il braccio sinistro in alto, posizione del triangolo, Uttita Trikonasana. Manteniamo la posizione e respiriamo profondamente, cercando di mantenere aperto il petto, di mantenere aperti soprattutto le braccia, le spalle, di mantenere il fianco sinistro ben allineato per non andare troppo giù con il nostro corpo. Mantenete per due respiri, mantenete per un respiro profondo e poi spingendo con l'addome, vertebra dopo vertebra, risalite, sciogliete. Andiamo a fare la stessa cosa sul lato opposto, quindi i talloni sono sempre in linea, questa volta è il piede sinistro che è ben allineato e ruotato di 90 gradi e scendendo giù piano piano andate con lo sguardo verso la mano e il braccio destro e la mano sinistra. Apritevi bene, cercate di non andare in avanti, di non piegare troppo il vostro corpo, di mantenere la posizione, di respirare profondamente. Ancora per 3, 2, 1. Meraviglia. Sciogliamo piano piano, vertebra dopo vertebra. E da qui lavoriamo sempre sul triangolo, questa volta con una variante, quindi andando a piegare la gamba destra. Lavoriamo su Uttita Parsvakonasana, quindi dalla posizione del guerriero 2, ci apriamo bene e questa volta con un atto di volontà scendiamo ed andiamo a portare il braccio sinistro in avanti, un'unica linea retta tra braccio sinistro e gamba sinistra, mano destra appoggiata al tappetino all'esterno del piede destro. E mantenete la posizione, cercate di aprirvi bene, di respirare. La gamba destra il più possibile ad angolazione di 90 gradi e mantenete la posizione per 3, per 2, per 1 e apritevi dolcemente di nuovo, salite vertebra dopo vertebra, aprite bene e girate dall'altra parte di modo da lavorare sul lato sinistro, piegando il lato sinistro, la gamba sinistra nella posizione del guerriero 2. Portate la mano sinistra al tappetino, il braccio destro che si allunga e mantenete la posizione di estensione per lavorare sulla parte laterale destra, Uttita Parsvakonasana. Posizioni di allungamento, di estensione, ma non di rotazione. Mantenete la posizione cercando di aprire bene il petto, di aprire bene il fianco, lo sguardo verso il palmo della mano destra e poi piano piano, vertebra dopo vertebra, risalire. Aprirvi bene e portare i piedi paralleli. Lavoriamo ora sulle controposizioni, quindi un triangolo ruotato, Parivritta Trikonasana, il piede sinistro a 45 gradi, la mano destra sul fianco, il braccio sinistro che si solleva. Inspiro profondamente, adesso espirando, piego il mio corpo e porto la mano sinistra all'esterno del piede destro e porto il braccio destro in alto. Lo sguardo che va verso il soffitto e mantengo la posizione respirando lì profondamente. Respirando per 3, mantenendo per 2, continuando per 1 e piano piano sciogliendo la posizione vertebra dopo vertebra risalgo ancora una volta e giro, apro bene e vado sul lato sinistro questa volta, mano sinistra sul fianco sinistro, braccio destro in alto ed espirando. Scendo giù, vado con la mano destra all'esterno del piede sinistro, lo sguardo in alto, il braccio sinistro in alto. Mantenete la posizione di torsione
respirate profondamente, mantenendo ancora per 3, respirando ancora per 2, lavorando ancora per 1. E piano piano, con un atto di volontà, sciogliete questa fantastica posizione e portatevi di nuovo in posizione centrale. Sciogliendo la posizione, questa volta lavoriamo sulla rotazione, piegando le gambe, quindi ruotiamo le braccia e le solleviamo nella posizione del guerriero 1. Il piede e la gamba sinistra piano piano fanno forza e si appoggiano al tappetino. Unisco le mani e porto il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Lo sguardo che va in alto in torsione, e quando vi sentite pronti potete eventualmente puntare la gamba sinistra e portare il piede puntato, ma soprattutto sollevare il ginocchio sinistro. E se volete addirittura anche aprire le braccia nella posizione di Parivritta, Parsvakonasana, la posizione del triangolo rovesciato in una variante di Iyengar, e sentire l'appoggio dell'addome e del petto sulla gamba destra, sentire eventualmente il braccio destro che può essere portato anche sulla schiena come variante, e mantenere la posizione ancora per 2, per 1. Meraviglia, appoggiate il ginocchio sinistro al tappetino, sciogliete la posizione, sollevate le braccia, apritevi bene, puntando il piede sinistro, vi sollevate e ruotate dall'altra parte facendo la stessa cosa, quindi il piede destro segue sulla stessa linea, il piede sinistro, piego la gamba sinistra, piego la gamba destra, appoggio il ginocchio al tappetino, unisco le mani e porto il gomito all'esterno del ginocchio sinistro. Lo sguardo che va in alto in torsione, e quando mi sento pronto punto il piede destro, sollevo la gamba e il ginocchio destro. E con un atto di volontà, se voglio, posso portare la mano destra al tappetino e il braccio sinistro in alto, e mantengo la posizione di rotazione del triangolo. Parivritta Parsvakonasana, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. E piano piano appoggio il ginocchio destro al tappetino, sollevo il braccio e le braccia, punto il piede destro, mi risollevo su e questa volta mi porto in posizione centrale, scaricando le tensioni. Andremo a lavorare sui Prasarita Padottanasana, ancora mani sui fianchi, apro bene il mio petto e con un atto di volontà sollevo le braccia e le porto giù, cercando di afferrare con 3 dita gli alluci dei piedi. E quindi da qui inspiro come abbiamo fatto prima, espirando, questa volta gambe divaricate, divarico i gomiti e scendo giù piano piano con la testa, oscillando a destra e a sinistra. Ancora una volta inspiro, lo sguardo in avanti ed espiro, divarico i gomiti e scendo giù piano piano piano, scarico le tensioni del collo. E da qui sciolgo le mani, le appoggio al tappetino, lo sguardo che va in avanti. Questa volta lavoriamo sulle braccia e sulle spalle, quindi ruotiamo le mani di 90 gradi e le portiamo in profondità, indietro, sciogliendo le tensioni, portando la testa verso il tappetino. Le mani che vanno sempre più in profondità, scendo sempre più indietro con le mani. E sento che per effetto gravitazionale le spalle, il collo sono sciolti, sono rilassati. Sentono l'estensione. E manteniamo questa posizione ancora per 2 respiri profondi. Ancora per 1 respiro profondo.
E piano piano sciogliamo le mani, le appoggiamo al tappetino ancora una volta, appoggiando i polpastrelli a terra, lo sguardo in avanti, schiena parallela. Ed ora lavoriamo su una torsione, quindi portiamo la mano destra appoggiata al collo del piede sinistro e portiamo il braccio sinistro in alto. Una posizione aprendoci bene di torsione nell'estensione. Prasarita Paddottanasana. Manteniamo questa posizione sentendo bene la torsione e l'allungamento delle braccia per due, per uno. E sciogliendo la posizione dolcemente, appoggiamo prima le mani al tappetino, lo sguardo che va in avanti, e poi porto la mano sinistra appoggiata al collo del piede destro e portiamo il braccio sinistro, il braccio destro, scusate, in alto. E manteniamo la posizione respirando profondamente. Manteniamo ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Sciogliamo la posizione, portiamo di nuovo le mani al tappetino e con un atto di volontà questa volta pieghiamo le gambe. E vertebra dopo vertebra risaliamo per l'ultima variante, quindi solleviamo le braccia e poi portiamo le braccia indietro, incrociando le mani, quindi lavorando questa volta su un leggero inarcamento della schiena, retraiamo le scapole e poi cerchiamo di portare le braccia in avanti, di nuovo la testa verso il tappetino. Prasarita Paddottanasana, ultima variante con le braccia indietro, le mani legate, manteniamo la posizione. Ancora per 2. Ancora per 1. E piegando dolcemente le gambe, sciogliamo la posizione appoggiando le mani al tappetino. Da questa posizione siamo già pronti e andremo nelle posizioni sedute, però prima ci muoviamo con il piede destro e il piede sinistro, quindi portiamo il piede sinistro all'inizio del tappetino e girando il piede destro lo portiamo tra le mani ed espirando sciogliamo la posizione afferrando con la mano destra e la mano sinistra. I talloni, pieghiamo le gambe, scarichiamo le tensioni, siamo in espirazione e in ispirazione allunghiamo le gambe, il mento alla gola, la fronte alle ginocchia e ancora di nuovo pieghiamo le gambe nell'espirazione e nell'inspirazione allunghiamo e divarichiamo i gomiti, il mento alla gola, fronte alle ginocchia e poi sciogliamo le mani. Le appoggiamo al tappetino e vertebra dopo vertebra, come se fossimo un tappetino, ci srotoliamo, retraiamo le scapole, solleviamo le braccia, di nuovo incrociamo le falangi, puntiamo i palmi delle mani in alto e puntiamo di nuovo i piedi per allungarci. Ciò che abbiamo quindi mantenuto, adesso andiamo ad allungare e sciogliamo. Scarichiamo le tensioni, io mi metto nella posizione centrale del tappetino, voi rimanete all'inizio del tappetino. Sciogliete la posizione, andremo a fare le asana sedute. Quindi partiamo da Malasana, divaricando le gambe, portando le mani al petto, unite. Piegando le gambe, piano piano scendiamo giù. E scarichiamo le tensioni portando le mani in avanti. Curviamo leggermente la schiena nella posizione di Malasana dell'inchino. Sentiamo le vertebre cervicali che si allungano, le vertebre dorsali. E da questa posizione, con un inspiro, riuniamo di nuovo i palmi delle mani e puntiamo i gomiti alle gambe. All'interno delle ginocchia.
E da questa posizione cerchiamo di sederci. Quindi solleviamo il braccio destro e lo portiamo a terra. Il braccio sinistro lo portiamo anch'esso a terra. E piano piano curvando la schiena, allunghiamo le gambe e siamo nella posizione di Dandasana, la posizione AL di rilassamento. E cominciamo con la prima posizione, la posizione della pinza o di oriente. Aprendo bene le scapole, sollevando le braccia, con i piedi a martello, curviamo la schiena e ci portiamo in avanti, andando a scaricare le tensioni, appoggiando le mani al tappetino. Inspiro, mani al tappetino o mani sulla pianta dei piedi, ed espirando, divarico i gomiti e scendo giù. Scarico le tensioni. Inspiro. Allungo, allungo, allungo il mio corpo ed espiro. Scarico le tensioni, divaricando i gomiti. L'ultima volta. Inspiro. Allungo bene la schiena, allungo, allungo ed espiro, divarico i gomiti e scendo piano piano giù, scaricando le tensioni. E piano piano sciolgo la posizione, risalendo su, vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire, appoggiando i polpastrelli. Porto la mano destra e la mano sinistra indietro per una controposizione, punto i piedi. E da qui, quando mi sento pronto, sollevo il bacino, ritraggo le scapole, la testa indietro e mantengo la posizione respirando profondamente. Purvottanasana, la posizione d'occidente, mantengo la posizione ancora per 3, 2, 1. Meraviglia. Sciolgo la posizione, appoggio i glutei al tappetino. Questa volta Janushirasana, quindi piego la gamba destra, appoggio il piede destro alla gamba sinistra. Mi apro lateralmente, cerco di afferrare con la mano sinistra il piede sinistro, inspirando bene, apro il mio corpo lateralmente e scendo giù. Nella posizione di Janushirasana, cerco di portare la mano sinistra, la mano destra all'avambraccio sinistro e mantenere aperto il mio corpo. Continuare a mantenere la posizione, sentendo tutto il corpo che si apre e respirando profondamente, ancora per 3, per 2. Per uno. Aprite bene di nuovo il petto, sollevatevi con il busto e andiamo a fare la stessa cosa sul lato opposto, quindi questa volta è la gamba destra che è allungata, il piede sinistro è appoggiato alla gamba destra e da qui aprite bene, afferrate con la mano destra la luce del piede destro. Sollevate il braccio sinistro e scendete giù, aprendovi bene, aprendo il vostro corpo, eventualmente appoggiando la mano sinistra al braccio destro. E mantenete la posizione di Ekapada Janushirasana. Ancora per 3. Mantenete ancora per 2. Respirate ancora per 1. Meraviglia, scaricate le tensioni, sciogliete e quando vi sentite pronti risalite nella posizione, incrociando questa volta le gambe. Andiamo a fare una controposizione Ustrasana, la posizione del cammello, quindi solleviamo le gambe, solleviamo il busto, sciogliamo i piedi, appoggiamo la punta dei piedi al tappetino, i talloni sono sollevati. Ritraiamo le scapole e cominciamo sollevando il braccio e la mano destra, appoggiando la mano destra al tallone destro, inspirando, inarcando la schiena ed espirando, sciogliendo, andando verso sinistra, aprendoci bene,
Inspiro, apro bene ed espiro. Sciolgo. Mano destra al tallone destro. Inspiro di nuovo, apro bene, allungo, allungo, allungo ed espiro. Sciolgo questa volta sul lato opposto. Di nuovo, inspiro, mano sinistra, tallone sinistro, apro bene. E di nuovo, ruoto, porto la mano destra ancora al tallone destro, aprendomi sempre di più, inarcando la schiena bene e portando il braccio sinistro, in questo caso, indietro e sciogliendo la posizione. Andiamo sull'altro lato, aprendoci bene con il braccio destro, aprendoci di nuovo, e sciogliendo piano piano. Portiamo questa volta le mani sui fianchi, ci apriamo bene, inarchiamo la schiena e cominciamo ad appoggiare il collo dei piedi al tappetino e con un atto di volontà pieghiamo le gambe, afferriamo con la mano destra e la mano sinistra il tallone e facciamo una controposizione appoggiando i glutei ai talloni, curviamo la schiena ed andiamo in avanti nella posizione. Nella posizione della lepre, quindi portando la fronte verso le ginocchia, sollevando le gambe, i glutei sono sollevati, cerchiamo di mantenere le ginocchia appoggiate alla fronte, sentendo l'estensione della schiena, l'allungamento delle vertebre cervicali, dorsali. Tutto il nostro corpo si estende in merito all'inarcamento e alla flessione che abbiamo avuto nella posizione, nella variante del cammello. E respirate profondamente ancora per due, ancora per uno. E piano piano, piegando di nuovo le gambe, appoggiamo i glutei ai talloni e con un atto di volontà portiamo le mani al tappetino indietro e ci apriamo nella variante di Suttavirasana, nella posizione del diamante, con i piedi e le gambe questa volta piegati. E piano piano risaliamo su vertebra dopo vertebra. E con un atto di volontà riappoggiamo le mani al tappetino e andiamo in quadrupedia. Dalla quadrupedia portiamo i piedi nella posizione della panca e quando ci sentiamo pronti ci trasformiamo in un cane con la faccia rivolta verso il basso. E respirando profondamente ci apriamo bene. Ed ora lo scopo da questa posizione sarà andare nel piccione Kapotasana, andando ad addurre e ad aprire il fianco destro e il fianco sinistro. Quindi partiamo dalla destra, solleviamo la gamba destra, ci apriamo bene e portiamo dolcemente, atterrando la gamba destra tra le mani, con il collo del piede sinistro appoggiato al tappetino, inspirando. Espirate, vi portate in avanti, cercando di premere con il petto e con l'addome sulla gamba destra e di allungarvi bene nella posizione di Janushirasana. E poi di allungarvi bene con le braccia e respirare ancora per due, ancora per uno. E piano piano riportare di nuovo le mani sulla linea del piede destro che è piegato, appoggiato, e da qui lavorare su una torsione, quindi portare la gamba sinistra verso destra, all'esterno della gamba destra, in Ardha Matsyendrasana, appoggiando il tallone al gluteo sinistro e portando il braccio sinistro indietro, aprendoci. Portando il braccio destro all'esterno del braccio del ginocchio sinistro e aprendoci bene, sollevando il braccio destro, lo sguardo che va verso la spalla sinistra
e respiriamo profondamente e manteniamo la posizione lì ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia, e sciogliendo la posizione riportiamo il piede e la gamba sinistra indietro nella posizione appunto del piccione di Capotasana. Puntando il piede sinistro solleviamo la gamba destra, ci apriamo bene e appoggiamo dolcemente la gamba destra al tappetino. E questa volta sarà la gamba sinistra che si apre nella posizione di Capotasana, e quindi da qui, sollevando la gamba sinistra bene, portiamo la gamba sinistra appoggiata tra le mani. E lavoriamo come prima, aprendoci bene, inarcando la schiena ed espirando, allungando le braccia, portando il petto e l'addome appoggiati alla gamba sinistra. E respiriamo profondamente nella posizione. Lavoriamo concentrandoci, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia, da qui, inspirando lo sguardo leggermente in avanti e portiamo le mani appoggiate al tappetino, inspirando inarchiamo la schiena. Ed espirando giriamo questa volta in torsione la gamba destra, la portiamo all'esterno del ginocchio della gamba sinistra, il tallone sinistro a contatto con il gluteo destro, allunghiamo e portiamo il braccio destro indietro, il braccio sinistro che si solleva e il ginocchio destro a contatto con il gomito sinistro. Lo sguardo che va verso la spalla destra. Mantenete la posizione di torsione in Ardha Matsyendrasana. Respirate profondamente. Ancora per 3. Per 2. Per 1. Sciogliete la posizione. Sciogliete il braccio sinistro. E portate la gamba destra indietro. E dolcemente, puntando, portate la gamba a sinistra nella panca, vi aprite dolcemente nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso per un istante e poi ci trasformiamo piano piano nel cobra, curvando leggermente la schiena, appoggiando dolcemente le ginocchia al tappetino, appoggiando il collo dei piedi al tappetino. Siamo nella posizione del cobra e ci trasformeremo nella posizione dell'arco, quindi da qui con un atto di volontà solleviamo le gambe, posizione di transizione dello scorpione, per poi piano piano scendere, afferrare con la mano destra il collo del piede destro, la mano sinistra il collo del piede sinistro ed allungarci bene nella posizione dell'arco Urdhva Dhanurasana. Sentiamo bene la posizione, inspiriamo profondamente, l'arco ci aiuta senza tensioni a migliorare l'elasticità del nostro corpo, soprattutto sulla parte posteriore. Respiriamo ancora per 2, per 1 e piano piano sciogliamo la posizione, appoggiamo i talloni ai glutei, scendiamo con il mento. Scarichiamo le tensioni e portiamo le gambe divaricate a terra. Inspirando, siamo questa volta nella posizione del coccodrillo, aprendoci bene questa volta, pieghiamo le gambe e le incrociamo. E andiamo nella posizione del bambino, allungando bene le braccia. Sentiamo tutto il corpo che si allunga. E poi con un atto di volontà cerchiamo di camminare con le mani, percorrere il tracciato del tappetino per arrivare all'inizio delle ginocchia. E da qui, quando ci sentiamo pronti, sederci a gambe incrociate, portandoci
con le gambe in avanti e poi sollevarle nella posizione di Navasana, nella posizione della nave, e manteniamo la posizione di equilibrio respirando profondamente, ancora per due, per uno, e scendiamo piano piano con le gambe al tappetino e ci portiamo piano piano a terra, sciogliendo la schiena, appoggiandola vertebra dopo vertebra, e solleviamo prima le gambe per una piccola controposizione supina, sollevando le gambe appunto e mantenendole parallele, perpendicolari, scusate, e portiamo le gambe verso la testa nella posizione dell'aratro, quindi le gambe puntano in avanti, i piedi sono appoggiati a terra, le mani sono incrociate e le braccia sono appoggiate al tappetino. Manteniamo la posizione con il mento alla gola, continuiamo a respirare, sentiamo il nostro corpo che respira e soprattutto lo stomaco, il diaframma, gli organi interni sono massaggiati anche dalla respirazione. E da questa posizione solleviamo le gambe, mani sui fianchi e siamo nella posizione della candela, Chalamba Sarvangasana. E da questa posizione di transizione portiamo la gamba sinistra a terra, la gamba destra pure, sempre con le mani sui fianchi. Siamo nella posizione di Setupandasana, la posizione del mezzo ponte. E da qui, con un atto di volontà, sciogliamo la posizione, vertebra dopo vertebra, fino alle vertebre lombari. E poi raccogliamo le gambe al petto, lo sguardo che va verso le ginocchia, e respiriamo profondamente, per poi sciogliere la gamba sinistra e portare la gamba destra all'esterno, in torsione, con il braccio destro aperto, lo sguardo alla mano destra. Mantenete la posizione e respirate qui nella posizione. Ancora per tre nella torsione, ancora per due, e rimanete ancora per uno, e piano piano sciogliete la posizione e riportate di nuovo le gambe al petto, piegate, sguardo alle ginocchia, e poi piano piano la gamba destra a terra, la gamba sinistra piegata in torsione, e vi aprite con lo sguardo verso sinistra. Mantenete la posizione di torsione in distensione. Ancora per tre. Ancora per due. Ancora per uno. E meraviglia, ritornate, siamo alla fine della pratica. Di nuovo le gambe, le ginocchia al petto, lo sguardo alle ginocchia, e poi sollevate in Ananda Balasana le gambe per afferrare la pianta dei piedi nella posa del bambino felice. Aprite bene le vostre anche, facendo pressione con la mano destra e sinistra sulla pianta dei piedi, ed oscillate a destra e a sinistra. Ritraete bene le scapole, sciogliete la testa e con un atto di volontà lasciate andare le gambe. I palmi delle mani sono rivolte verso l'alto, appoggiate le gambe, appoggiate le braccia e vi portate nella posizione di Shavasana, nella posizione del rilassamento profondo, per sentire tutto il vostro corpo disteso sul tappetino, occhi chiusi, mente calma, e respirate di pancia. E respirate di torace,
respirate di clavicole, la respirazione yogica completa. Quindi nell'inspirazione, ritraendo le scapole, aprite bene, sollevate le clavicole, fate spuntare l'addome in fuori e poi espirando tutto si contrae. In maniera dinamica sentite il vostro respiro, ma mantenete le braccia, le mani, i piedi, la testa sciolte, senza alcuna tensione. Il vostro focus nel rilassamento è il respiro yogico completo, allo stesso tempo naturale. E rimanete lì in percezione del vostro corpo, sentendo tutto il corpo, tutto il corpo, tutto il corpo disteso sul tappetino. Cominciate dai talloni, appoggiate al tappetino. Cominciate dai polpacci, appoggiate al tappetino. Continuate con i glutei, appoggiate al tappetino. Continuate con la schiena appoggiata al tappetino. Continuate con le scapole appoggiate al tappetino. Continuate con le spalle e la nuca appoggiate al tappetino. Continuate con le dita delle mani. Continuate con le dita dei piedi. Mano destra e mano sinistra. Piede destro e piede sinistro. Braccio destro e braccio sinistro. Gamba destra e gamba sinistra. Nuca, fronte, naso, bocca rilassata, collo, petto, tutto il corpo disteso sul tappetino. Ed ora, con un atto di volontà, riappropriatevi del movimento delle mani e dei piedi, muovendo le dita delle mani e le dita dei piedi. E portando le gambe unite, le braccia allungate verso la testa. Immaginate di essere un elastico o una corda che viene tirata, e quindi nell'inspirazione allungate tutto il vostro corpo, trattenete il respiro e nell'espirazione lasciate andare. Ancora una volta, inspirate, allungate tutto il vostro corpo dalle mani ai piedi, continuate ad allungare, allungare,
ed espirate, scaricate le tensioni. Ora, con un atto di volontà, vi portate sul lato destro in posizione rannicchiata, sentendo quasi un nuovo risveglio del vostro corpo e del vostro essere. Ed appoggiate la mano destra al tappetino e la mano sinistra al tappetino, con un atto di volontà spingete ad occhi chiusi, vi portate in posizione centrale a gambe incrociate, portando la mano destra sul petto e la mano sinistra sull'addome. Sentite il vostro corpo prendere forma, respirandoci dentro. Continuate a respirare di petto, di addome, ed espirare di petto, di addome. Continuate a inspirare di petto, di addome, ed espirare di petto. Rimanete focalizzati e esprimete dentro di voi un sankalpa, ossia un obiettivo, una sensazione che percepite adesso e anche dopo la pratica e che volete poi portare anche con un'azione, quindi se mi sento rilassato, la mia azione sarà fare del bene o rimanere concentrato, o rimanere attento, o rimanere felice. Se sono sciolto, la mia azione sarà di muovermi e di essere più vivo e vitale. Una nuova giornata da vivere con una mente nuova, nuovamente sta arrivando. E io vi ringrazio, vi saluto con le mani al petto in segno di amore e con le mani alla fronte in segno di consapevolezza. Vi ringrazio e vi saluto per questa nuova giornata. Grazie ancora di cuore esserci state e spero che ne sia valsa la pena investire del tempo in questa pratica. Ci vediamo presto, buona giornata.